Archiviati i festeggiamenti per il 10° compleanno del circolo, sabato sera al Milestone, con la prima finale del concorso Chicco Bettinardi, è iniziato il cammino di avvicinamento al Piacenza Jazz Fest 2017. Si è disputata una finale sul filo di lana per le 6 giovani e ben assortite formazioni in gara per la 14esima edizione del concorso nazionale per giovani talenti del jazz italiano, promosso come ogni anno dal Piacenza Jazz Club e come ogni anno abbinato al Piacenza Jazz Fest. I Blackish, coraggioso quartetto di Chieti di impronta fusion con una intrigante componente vocale femminile, insieme al trio romano dei Jimbo Tribe, che hanno incassato anche il premio del pubblico, sono i due gruppi che ritroveremo al galà di premiazione allo spazio Rotative di Libertà il prossimo sabato 8 aprile. È molto difficile fare le diverse valutazioni mentre ascolti i gruppi. Alcuni musicisti sono più bravi tecnicamente, altri hanno un progetto più interessante. E poi, come ti dicevo, nelle stanze, come dici tu, si mettono in voce e si fanno le somme matematiche. Interessante anche la giuria, perché è molto composita. Gli spazi in Italia per suonare sono sempre di meno, questo è il problema, è inutile nascondercelo, per cui chi vuole arrivare deve lavorare tanto e darsi da fare a tutti i livelli. Però c'è tanto entusiasmo, c'è tanta passione, vedi i ragazzi che suonano che sono rapiti, e quindi io vengo sempre molto volentieri a fare questa cosa qui, mi emoziono sempre, insomma. Un livello di eccitazione altissimo, però già con la soddisfazione di essere arrivati fin qui. Esatto. Concerti in vista da qua a là, starete fermi aspettando il galante Jazz Fest? Spero, penso di no. No, in realtà sì, cioè faremo concerti ma in formazioni un po' dislocate, sempre noi ma altre formazioni, però sì, ci dedichiamo allo studio. Noi nell'ambiente romano abbiamo qualche club che ci aspetta nel prossimo periodo. Lo vivremo sicuramente con un'energia propositiva nei confronti di, insomma, questa finale che ci aspetta. Una battuta in più giusto per i Jimbo Tribe, assopiglia tutto se vogliamo stasera, perché avete anche pigliato il premio del pubblico. Siamo molto contenti che il nostro repertorio piaccia al pubblico, oltre che alle giurie e agli addetti ai lavori. I prossimi appuntamenti al Milestone legati al concorso Chicco Bettinardi saranno i prossimi 2 sabati, rispettivamente dedicati ai solisti e ai cantanti. Anticipiamo inoltre che il 14esimo Piacenza Jazz Fest sarà presentato all'auditorium della Fondazione di Piacenza Vigevano il 1 febbraio con il tradizionale concerto d'anteprima. Poi si svilupperà per oltre un mese a partire dal 26 febbraio.